Un saluto a tutti, in questo nuovo video siamo qui oggi in compagnia di un utente speciale, ovvero Marco, per parlare di Arctic Combat, un nuovo FPS ancora in fase beta, che stiamo appunto provando in anteprima, grazie alle beta key. Marco, ci sei? Sì, sì, ci sono. Salve a tutti. Ok, incominciamo intanto, vi faccio vedere un attimo le impostazioni del gioco, risoluzione... non preoccupatevi se vedete che io taglio di brutto durante i caricamenti delle partite, ma perché mi dovrebbe entrare in full screen e quindi cambierà sicuramente la risoluzione e quindi probabilmente salterà il video. Vabbè, classiche risoluzioni, suono, BGM, FFX, possiamo regolare il volume, nel più lo calo un pelino per favore che sia troppo alto, controls, sensibilità del mouse, i vari tasti, io lascio questi, mi vanno bene. Vabbè, community, over, va bene. Ah, ecco qua la risoluzione del client. Perfetto, tolgo la registrazione dei video. La voce inglese e russa, perfetto. Marco, su che server sei? Io non riesco a capire perché... Io innanzitutto ti vorrei aggiungere agli amici in modo che ti riesco a vedere dove sei. O comunque io ho creato un clan e ti vorrei aggiungere al clan. Però io ho creato questo clan che tra l'altro tipo ho pagato dei coin perché qua in questo gioco fanno pagare perché era il clan. Beh, anche su Warrock facciamo riferimento alla pietra miliare Warrock per come pietra miliare dei migliori FPS, non so se si sente il sarcasmo e sì. Dai, anche lì una volta si pagavano. Adesso comunque non io qua non posso invitarti, quindi non lo so come Marco, cacchio facciamo a giocare insieme? Cerchiamo, ci regoliamo col numero della stanza, Marco. E Germany, Neverland o Isles? Io ho messo EU, West, Germany. West 1, ok. Mi sa che è pieno? No, mi fa entrare. Sbecchina tutorial. Oh. Come skippa vedete, subito quel cacchio di tutorial. Come vedete il gioco mi è passato a full screen. Perché io su questo gioco avrei già anche alcune considerazioni da fare, soprattutto dal punto di vista tecnico, dato che io sono un programmatore e non so se qualcuno già lo sa, però noi stiamo anche creando un FPS online, proprio nostro, che adesso non è ancora possibile testare per il semplice fatto che... non vi è ancora una versione di beta, stiamo ancora migliorando tutto. Però comunque riesco a commentare molto bene, dal punto di vista tecnico, un gioco. Quindi possiamo subito procedere. Allora, Portaz, sei dentro il server? Perfetto, mentre parlavi intanto stavo provando come si sparava in sto gioco. E per il fatto che il mirino rimane fissato, un punto secondo me negativo. No, esci dal tutorial. Sì, esco, però hai capito Marco, secondo me è un... è un punto negativo, ecco, mi sono arrivate 12 email, perfetto. Usciamo da qui. Exit. Ok. Ok. Ok, siamo ritornati a finanza. Io non so se si vede questo passaggio, vedo che a regola Fraps non mi sta saltando. Boh, vediamo. Crea una stanza, Marco, la facciamo privata, pubblica, come la famo? Allora, facciamo una stanza... Boh, come vuoi te? Dai, la creo intanto, allora... vabbè, il nome mi piace. Cosa facciamo? Team Deathmatch? Cosa proviamo? Cosa mettiamo in anteprima? Team Deathmatch, partiamo da qualcosa di classico. Doomtown, l'ho già sentita. Doomtown, come cavolo metti, si chiama? Metti pure una mappa a caso. Metto Doomtown, l'ho già sentita in qualche gioco, quindi forse voglio vedere. Players non mi frega, game time. Mettiamo 5 minuti, che sennò non ci siamo col video. Gli score li caliamo. Team Balance lo togliamo, che sennò scava le scatole. Vabbè, okay, dai. Dentro, Marco, la stanza numero 226. Ok, trovata, perfetto. Ah, ecco, adesso posso fare tasto destro su di te, add as friend. Metto ciao e invito, ok, perfetto. Non so perché mi sembra molto in stile... come si chiama? In Combat Arms. Sì, no, guarda, già la lobby è molto stile Combat Arms, poi dopo... vedremo anche il gameplay che mi fa venire molto in mente un altro gioco, ma ve lo farò vedere poi quando proprio giocheremo. Ok, mentre aspettiamo che almeno entra, almeno speriamo un giocatore, mi provo a spostare verso... come si cambia? Ah, così si cambia team, ci sono riuscito. Ok, cliccando qua sopra. Andiamo a vedere un attimo l'item shop, che presenta, devo dire, un bel parco armi. Qui abbiamo Scarelle, Scaracca, K47, M4A1...
KTR08, MP5, Luzi, o anche la mai definita sparachiodi, così in maniera amichevole. Poi abbiamo l'UMP45, vabbè, altre armi. Di serie abbiamo nel primo quick slot il G3, che non conosco come arma, l'M24 classico cecchino nel secondo, terzo non c'è, terzo e quarto sono bloccati. No, non sono registrati, scusate. Ah no, non ho armi da equipaggiare perché non... Ah, come skill c'ho Attack RPG7. Sai cos'è? Cosa sono le skill, Marco? Le skill. Tu che giochi già da un... Cioè, io tipo ho aperto adesso no, un gioco... No, beh, guarda, anch'io sono esperto. Ma io tipo ho installato il gioco e ho detto, top, voglio farci il video. Cioè, non so proprio niente di sto gioco, niente. Ho mandato anche una clan invitation. Comunque, tanto per provare, vai nell'altro team che tanto mostriamo un po'... Aspetta un secondo, voglio vedere... Clan... Vabbè, vediamo dopo. Per me funzionò come su Combat Arms, che devo io cercarti. Faccio un attimo vedere l'inventory, che praticamente vedete è una ha la riparazione delle armi, ma permette la modifica, ed è un po' come su Combat Arms. Non so perché mi ispira al 100% Combat Arms. Noi possiamo anche andare a modificare le nostre armi, come vedete qua, con dei set comprabili con i point che si otterranno durante il vostro tempo di gioco. Abbiamo qua, vedete, varie le camouflage e vari mirini. Va bene, ora lascio come di solito, di standard, e ritorno, ecco qua, back, mi sposto di là, dai, sei ready, sì, start game. Eccoci tornati, siamo ritornati dopo quel piccolo inconveniente, ci è saltato a causa del cambio di risoluzione. E per me è un punto negativo, perché per uno che adora fare i video, come magari capita spesso a me, una volta facevo anche i gameplay in un vecchio canale dimenticato, è un po' un lato negativo, perché rompe spesso le scatole. Ecco, mi si era buggato il pupino che correva, va bene. Possono usare i mezzi, Marco? No, infatti è un altro punto che non è a favore, nel senso che piazzano questi mezzi in mezzo alla mappa, però non li puoi usare. Allora, non dimmi che ti metti a cecchinare. Osservate subito il fucile. Qual è? Il G3? Non so, il G, esatto. È identico anche la mira a quello di Call of Duty. Call of Duty, the best. Anche come potete vedere, come si chiamano? Aspetta, gli shaders sono identici a quelli di Call of Duty, cioè proprio sembra una cosa identica, cioè una foto, anche le animazioni, tutto sembra una fotocopia di Call of Duty, però free to play, e comunque che non ha il potenziale di Call of Duty. A parte Marco, la cosa irreale è che sali le scale come se stessi camminando. Sì, ma poi un'altra cosa, se te ci fai caso, ad esempio l'animazione della corsa è proprio copiata da Call of Duty, perché è la stessa, i movimenti sono gli stessi, cioè io sinceramente non riesco a capire il perché di tutto ciò. Vabbè che effettivamente sei te l'esperto di Call of Duty, perché tu dovresti, mi sa che avevi Black Ops, se non ricordo male. Sì, però non mi è mai piaciuto molto, proprio perché... Io sono rimasto alla versione, diciamo, scaricata, tra l'altro, neanche completa, di... porca miseria, di Call of Duty 4. Notare che però quando uccidi uno, ad esempio... Io prima ti ho tirato 30 colpi e non ti ho fatto un cavolo. Sì, ho 7 HP e non riesco neanche a recuperare, tra l'altro. Altro punto sfavore. Perché poi magari ci saranno dei medikit, però uno, cioè, non può fare tutta la partita con questo, sennò è sempre il fatto che uno ammazza uno, Marco, e poi dopo muore subito perché non si riesce più a curare. Marco, ti faccio vedere che anche su Warrock è così. Sì, ok, ho capito. Io ti dico Warrock perché forse è il gioco che tra tutti avrò giocato di più, vabbè, dopo Battlefield ovviamente. Oddio. Sì, cioè io vengo dal mondo di Battlefield. Anch'io, lo sai, tanto ci giochiamo insieme. Sinceramente, esatto, cioè, vedere questo gioco, boh, non lo so. È carino come free to play, per l'amor di Dio, cioè molto meglio di altri giochi free to play che ci sono in commercio, però... Vedi quando uccidi uno cosa succede? Sì. Cioè,
fa quelle scritte che non hanno proprio moltissimo senso, sinceramente. Ok, sto salendo le scale e sembra che sto camminando sul muro. Bella l'idea di mettere tipo anche delle mitragliatrici fisse per sparare un po', almeno hanno differenziato un po' da molti altri FPS, sì. Buono. Io questo. Ho un po' ostico a muovermi nel gioco, non so se non ho settato bene la sensibilità, cosa molto probabile perché tipo io ci vado un po', specialmente grazie che c'ho la tastiera senza fili. Muori. Non notare che a me mi si è bloccata anche il mouse, tra l'altro. Vabbè, qua. Marco, si sa, a te succede sempre. Prima a me si blocca sempre la tastiera, a te si blocca sempre il mouse. Sono troppo però abituato alle animazioni di Battlefield, cavolo. Quando salti di solito. Wow, comunque, cioè, anche la storia non è per niente originale, nel senso che io ho letto un po' sul sito che c'è questa fazione delle USA e questa fazione dei russi. Cioè, ormai, ragazzi, è sempre la solita storia. Cioè, si potrebbe anche evitare e cambiare un po' qualcosa, cioè russi contro americani, solo quello, va bene. Il problema è che tutti i giochi sono basati su quell'identica storia, quindi sono tutti. Se non mi ricordo male, non so che gioco era basato sulla guerra fredda. C'era un gioco, non so se era un Call of Duty. Ma questo, anche questo è basato sulla guerra fredda, nel senso che sempre russi e americani, vabbè, queste sì. Cose qui. Sì, poi ci sono sempre, vedete, era questa mappa. Era proprio incentrato, Marco, proprio su quell'arco di lasso di tempo lì, non è che era... Anche tipo, come sono alcuni che sono anche mezzo, come posso dire, in parte ai tempi d'oggi, capito? Sì. Poi tipo, allora, vedete, adesso è entrata un'altra persona in gioco e... Sì. Però facciamo perché tu ti contai sempre lo sfigato di turno? facciamo un altro esempio anche. E qua, allora, io ho avuto modo di fare altre partite un po', quindi un po' girato in giro, ben amore. Ho visto che hanno copiato anche un'altra cosa da Call of Duty, quella dei supporti, tipo che puoi chiamare il supporto aereo, l'UAV, tutte queste cose qui che va bene, ci possono stare, però l'hanno fatte identiche a quelle di Call of Duty, ovvero che te più uccidi, più chiami il supporto. Beh, ma si può consolare, tipo ti faccio un altro esempio, dopo che l'ha messa su Battlefield, Call of Duty, quei giochi diciamo lì, è stata la cosa principale, sono arrivati anche... ecco, è finita la partita. Ok, siamo ritornati dopo aver concluso la partita. E dicevo, cioè non ce l'hanno solo Call of Duty e Battlefield quella modalità lì. Mi dà regali. Foiled to acquire lot, ecco. Va bene. Dicevo, quella modalità non ce l'ha solo... alla fine, diciamo, Battlefield e Call of Duty, ma secondo me ce l'ha anche... come certo, si chiama? Aspetta, l'altro... aspetta Marco, fammi finire. Ce l'ha anche... Warrock c'era nell'ultima modalità che hanno aggiunto, quelle contro gli zombie. E se non ricordo male, mi sembra di averla vista anche su Combat Arms, no? Mi sa di no. No, su Combat Arms forse no. Poi sembra il Warrock fanatico, sarà che qua, ai tempi... di splendore di quei giochi e c'ero... ci giocavo spesso. Cambia modalità. Cambia modalità e cambia mappa, sì. Finalmente comunque, un'altra cosa, cioè che questa qui veramente dà molto molto fastidio. A me è venuto un messaggio adesso che ho scritto che il record, le kill, le deaths, eccetera, di questo match, i punti non vengono salvati nelle partite con meno di 4 giocatori, cioè... Anche questo non ha senso, perché se uno vuole fare un 2 contro 2, un 1 contro 1, non viene registrata la partita, non ha senso. Effettivamente cioè... sì, le classiche le SL 1 contro 1 spariscono via, praticamente non so se cos'è le SL, Marco. No, non so, clicco comunque... Sono una specie di mini tornei, sì. Eccoci, siamo ritornati... con la mappa, come si chiamava? Ho perso il nome, era Bootcamp. Bootcamp, è vero, Bootcamp. Anche qua nomi originali, cioè proprio nomi usati da 20.000 altre mappe, cioè... No, il Bootcamp, cosa? Non era quello del Mac, Bootcamp, com'è che si chiamava? Bootcamp, sì, ma è anche una mappa di un progetto di Unity, ad esempio, Unity 3D l'engine che stiamo utilizzando, perché... Il miticissimo Unity 3D. Noto finalmente che almeno in questo gioco non c'è la stamina infinita. Il che mi piace alquanto, perché è reale avere la stamina infinita. Cioè, non sei morto. Ma porca di quella. Perché con questo gioco devi beccare la testa. Se becchi al corpo non fai danno. Ora ho fatto danno però. Ha laggato. Vabbè, avevo già 45 di vita. Ok, c'è una missione. Mi aveva dato una missione prima, non mi ricordavo. Prima mentre parlavi te l'avevo letta e di killare due nemici. Ora l'ho fatto la prima kill, tra poco farò la seconda. Quanta vita hai? Eh?
Quanta vita hai? Ho Nel 74. capito. Vabbè. Dirmi che... Perché? E strano non vedi anti-cecchinare. Certo, tu c'hai il cecchino per eccellenza sul Battlefield. Lo so, ma qua... A proposito, Qua non si riesce. fra un po' faremo Su anche degli chi? altri video su Battlefield, che è forse più emozionante di questo gioco. Soprattutto questo video l'abbiamo fatto per il semplice fatto di presentare un po' questo gioco, che è ancora in beta. La beta finirà il 26, 22 26, 26. 6, Avevo letto così prima sul blog. che anche qui dopo non si sa, perché tipo hanno fatto una beta anche a settembre, poi dopo avevano tenuto un periodo chiusi i server, poi Sì, ma dopo adesso Marco, hanno fatto la seconda beta. ma perché hanno fatto dei grossi, almeno quello che ho letto, io non l'ho provato, quindi non ti posso dire precedentemente, delle grosse migliorie e nuove mappe, innanzitutto. Beh, più che altro io, più che fare nuove mappe, io migliorerei un po' anche quello che è il gameplay, E comunque perché... il gameplay di base secondo me è abbastanza discreto, non è forse ai livelli di ovviamente concorrenza come Battlefield o quel che può essere, non lo so, Call of Duty, però secondo me molto meglio di giochi come Combat Arms, Warrock, non so Ava perché un bel po' non ci gioco più. No, beh, Ava secondo me è meglio questo. No, cioè, se la giocano, dai, però... Ava ai primi tempi era molto molto bello, poi dopo un po' aperto secondo me, però. Adesso fai conto che no, noi non possiamo ancora paragonare... non possiamo ancora paragonare questo gioco che è in fase di beta con altri giochi, anche perché se lo vuoi paragonare devi tirar fuori un casino di bug che ha, eccetera, eccetera, Ma che anche anche i il tuo... casini di bug che hanno gli altri. E se io mi viene in mente come i bug, io dico sempre Warrock perché forse è uno dei giochi che secondo me avrà più bug di tutti. Ma bug ad esempio da più stupidi, nel senso che tipo gli altri che sono in squadra con te quando muoiono e mettono la visuale su di te, no? Nel deathmatch quello a round, praticamente non possono vedere la tua stamina. Per ignari motivi non vedono la tua stamina. Cioè, è una cosa insensatissima. Vabbè, Warrock, io, guarda, ho fatto tipo una partita di 5 minuti, poi dopo ho detto basta. Ma su tipo console c'è stato un periodo che c'erano 2 o 3 armi che non avevano il sonoro, ovviamente c'è stato un evento che davano il... come si chiama? Oddio, era... Oddio, non mi ricordo, era la CX4, no CX4, come si chiama? Può essere, mi sa che era la CX4. Insomma praticamente quell'arma non aveva il sonoro. Quindi tutti sparavano e non sentiva niente. E finché non è finito l'evento non l'hanno nemmeno annunciato. Praticamente c'è stato l'evento che le regalavano quell'arma e tutti facevano dei free kill, tipo. Perché ovviamente era Ma guarda, per me impossibile. sinceramente, adesso ho trovato che tipo delle volte quando uccidi un nemico ti dà un medikit, questo è buono. Ah sì? Non ci avevo Sì, fatto questo caso. qui non te lo dà sempre però. Cos'è che stai combinando? Ho sentito What are you doing, soldiers, Marco? Col bazooka poi il peggio del peggio. Hai visto che mi ha killato? Quanta vita hai? No, sono morto. Perché tu mi hai ucciso e io ho subito sparato col bazooka mentre stavo morendo. Va, belli. Secondo me è bello adesso. Mi sta prendendo l'emozione del gioco. Ah, boh. Perché sento beep? Ah, sta finendo il round, perfetto. Però t'ho visto. Mi ha fregato il bazooka infame, ecco perché non lo trovo più. Farò la kill per vincere il match? No. Reloading. Ma per caso ha colpi infiniti? No, ok. Ah no, mi si è appena scaricato. Oh, il match finisce pari, cioè siamo 40 pari. Sudden death. Cosa vuol Ah, dire? sarà tipo che... Ah, bella questo. Che sei pari, il primo che uccide l'altro ha vinto il match. Ma non vale però così. Insomma, non lo sapevo io. Esatto. Va bene, penso. Bene, la partita è finita e purtroppo mi era anche crashato il gioco, quindi come vedete siamo tornato nella lobby. E bene, per questa recensione era tutto. Un saluto da Andrea e da Marco. Salve ragazzi.